Andiamo a vedere come riutilizzare le nostre mascherine che sono normalmente usegetta, ma in questo periodo di epidemia non si trovano altre mascherine in commercio, quindi noi cittadini dobbiamo arrangiarci. Dato che queste mascherine vanno utilizzate per un massimo di 15-20 minuti nel momento in cui i 15 minuti partono nel momento in cui entriamo in un supermercato o entriamo in un luogo affollato o in un pronto soccorso, come facciamo? Riportiamo a casa la nostra mascherina mettendola in un sacchetto per le deiezioni canine. Economica e sacrificabile, una bustina qualunque va bene. Chiudiamo e lo portiamo a casa con un nodino. Arrivati a casa, apriamo il nostro sacchetto, lavorando su una superficie che può essere lavata con barecchina, quindi un piano da lavoro va benissimo, il lavandino del bagno è l'ideale. Ovviamente risanifichiamo tutto quanto con barecchina, i contenitori, il barattolo e il sapone. Buttiamo il nostro sacchetto poi nei rifiuti, senza toccarlo, o il meno possibile. L'esterno dovrebbe essere pulito, ma l'interno è quasi sicuramente sporco. Quello che ci serve è barecchina, sapone e un barattolo di vetro. Apriamo il barattolo di vetro e lo riempiamo di barecchina. Costa nero a tanica. Lavorate con o senza guanti, dipende da voi, non è un problema, tanto è solamente parecchina e ci laviamo i piatti tutti i giorni, ma la tocchiamo comunque il meno possibile. Prendiamo la nostra mascherina, la andiamo a immergere dentro il nostro barattolo. Se la toccate non è un problema perché ci dobbiamo lavare comunque le mani al termine di questa lavorazione. Questa è una procedura comunque di emergenza, se avete altre mascherine è meglio buttarle, ma io sto non avendo altre mascherine, ma avendone comprato un po', per fortuna, prima di questa epidemia, sto mettendo a ciclo le mascherine. Quelle in tessuto e non tessuto riescono ad avere una buona resistenza ai lavaggi e riescono a resistere. Ovviamente non le strapazzate troppo perché quelle in carta si distruggono, queste in tessuto e non tessuto reggono abbastanza bene i lavaggi, ma comunque non esagerate con lo scuotimento. Lasciate agire almeno 10 minuti. 20 minuti è l'ideale, se la lasciate di più è raccomandato, mezz'ora, un'ora state con un'ottima sicurezza. Vi consiglio comunque di ruotare un po' il tappo per far arrivare la varicchina in tutte quante le zone, soprattutto se ci sono sacche d'aria. Passate il tempo che ritenete necessario per la pulizia, non lasciatecela troppo, troppe ore, perché sennò poi si rovina la mascherina. Aprite senza buttare la varicchina perché la riuseremo in giornata per le altre mascherine. Prendete la vostra mascherina bagnata. A questo punto tappate il barattolo per non respirare troppa varicchina. Finestre aperte nella lavorazione comunque perché stiamo facendo questo. Sapone neutro sulla varicchina si può usare, solo sapone neutro. Se è un sapone per le mani di casa, lo appoggiate da qualche parte, premete con la mano che vi siete già lavati e lo rimettete a posto. Se è il sapone specifico per questa lavorazione come il mio, lo potete toccare, ma poi dopo ci va trattato con la varicchina. Lavate sia la parte interna la mascherina che la parte esterna. La parte esterna è quella che sicuramente è andata a contatto con i virus. Lavatela per almeno 60 secondi. Io qua accelero le procedure e le salto per una questione di tempi di video. Fatti i 60 secondi, procediamo con il risciacquo. A questo punto che avete lavato la vostra mascherina, la potete appendere sul normale filo dei bucati, il vostro stendino, o in un luogo areato, o sul termosifone di casa se è ancora acceso, per questo periodo che ancora fa freddo, il termosifone potrebbe essere acceso e potrebbe aiutare l'asciugatura. Ovviamente se è troppo caldo potrebbe rovinare gli elastici. La mascherina a questo punto, che è stata pulita, è stata sanificata con varecchina, ha già avuto una buona pulizia. Durante l'asciugatura, qualunque cosa sia rimasta evapora con l'acqua che è rimasta impregnata nella mascherina stessa. Se ci sono residui di varecchina, non vi preoccupate perché evaporano anche quelli tenendoli all'aperto.
la mascherina il giorno dopo che è perfettamente asciutta sarà di nuovo utilizzabile. Adesso che abbiamo concluso la nostra lavorazione, la nostra pulizia, la pulizia della mascherina, dobbiamo effettuare, e questa l'abbiamo stesa, tutta la pulizia della nostra area di lavoro. Preferibilmente il lavandino del bagno è il luogo ideale dove fare questa pulizia, assicurandoci di lavare l'esterno di tutte quante le nostre taniche, perché le abbiamo toccate con le mani sporche, in modo tale da non portare germi e virus a casa. Laviamo l'esterno dei contenitori, il lavandino, la maniglia del rubinetto, gettiamo la bustina. A quel punto che abbiamo effettuato tutta quanta la pulizia dell'area di lavoro, ci laviamo le mani con del normale sapone neutro per almeno 40-60 secondi. Questa è la procedura che consiglio per la pulizia delle nostre mascherine quotidiana, in modo tale da abbattere il rischio. Ricordatevi che le mascherine all'esterno sono contaminate da eventualmente virus e batteri. Il coronavirus si deposita all'esterno soprattutto con le goccioline, i famosi droplet, la famosa parola che adesso va di moda. Si deposita all'esterno, quindi nel momento in cui ci leviamo la mascherina, mi raccomando, non la toccate con le mani, usate i guanti perché l'esterno ha un'alta probabilità di essere contaminato. Questi sono i miei consigli su come riutilizzare la mascherina. Questa, diciamo che la procedura che al momento consiglio è quella più indicata. Raggi ultravioletti potrebbero non penetrare attraverso la struttura del tessuto. Altri prodotti potrebbero essere tossici. La varecchina, una volta sciacquata ed evaporata ed asciugata, non ha quasi nessun potere tossico, quindi è la soluzione ideale per la decontaminazione. In emergenza si può fare tutta questa procedura con dell'alcol, ovviamente sciacquandolo, lasciandolo evaporare, ha più o meno lo stesso effetto, perché il coronavirus, fortunatamente, per adesso dicono che non è tanto resistente all'alcol. La varicchina è comunque più efficace come decontaminazione, come sterilizzazione verso batteri e virus. Quindi per l'alcol è più efficace col coronavirus, la varicchina è più efficace quasi con tutto, quindi è consigliata la varicchina. Questa procedura potrebbe non andare bene in futuro per altri patogeni, perché potrebbero essere resistenti a determinate soluzioni o addirittura alla varicchina stessa. Quindi in futuro, mi raccomando, sentite prima eventualmente altri pareri, o lo aggiornerò sotto la descrizione. In questo caso specifico, la varecchina è, diciamo, la soluzione che al momento consiglio. Se ci saranno altre variazioni, altri dettagli, ve li scriverò in descrizione. Mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, rimanete in casa il più possibile e lavatevi spesso le mani. Grazie.